Deposizione di una corona di fiori e commemorazione in via Isidoro Carini a Palermo, luogo in cui 32 anni fa vennero assassinati il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e il poliziotto di scorta Domenico Russo. Presenti a ricordare l'eccidio il presidente del Senato Piero Grasso, il presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, il cardinale di Palermo Paolo Romeo, il sindaco Leuluca Orlando, il figlio del generale Nando. A margine della commemorazione, il figlio di Dalla Chiesa, Nando, ha commentato le parole intercettate da Totò Riina, che confermano, secondo lui, sospetti che manifestammo da subito. Parlando in carcere con un detenuto, il boss aveva esplicitamente detto che qualcuno svuotò dopo il delitto la cassaforte della residenza palermitana del generale, tema più volte rilanciato dai familiari di Dalla Chiesa, che trovano ora una singolare conferma nelle dichiarazioni intercettate dal capomafia. Alla domanda se Riina parli o meno di cose che conosce personalmente, Dalla Chiesa ha risposto: certo, non c'è dubbio. E quando, riferendosi a chi svuotò la cassaforte, dice: loro vuol dire che nella casa di mio padre, certo non entrò cosa nostra. Secondo me lo dice con cognizione di causa, quindi è davvero una conferma. D'altra parte, che la cassaforte fosse stata svuotata, che qualcuno fosse entrato in casa clandestinamente per farlo e che non potesse essere cosa nostra entrare nella casa del prefetto di notte, questo mi sembrava logico, scontato, non ho mai dubitato di questo. È il simbolo della lotta delle istituzioni contro lo Stato. E proprio sul suo esempio e su quello che è successo a lui, noi dobbiamo fare in modo che appunto non succeda più. E io penso che oggi è difficile che qualcuno delle istituzioni resti solo, perché c'è anche la società civile, ci sono questi giovani di Libera qui con noi, giovani di Addio Pizzo. Noi abbiamo dei movimenti culturali, sociali, qui a Palermo, in Sicilia, che fanno onore proprio a questi uomini. Non parlo dei processi in corso, fra l'altro sapete bene che sono un testimone. A questo punto, come Commissione, avendo già richiesto tutte le carte, sia necessaria una lettura attenta, completa, organica di tutto questo enorme materiale che sembrava molto, diciamo, relativo ad alcuni aspetti. In realtà è una rilettura o una conferma, come dicevo, di molti anni della storia delle mafie, quindi io credo che vada letto con molta attenzione e ci auguriamo di essere capaci tutti insieme di interpretare il vero significato delle sue parole.